Il progetto Europa, che mi sembra che insomma sia l'Europa delle banche, no? Ovviamente cammina sopra tutto quanto, sopra la povertà della Grecia, la povertà dell'Italia e soprattutto sul fallimento di quella che è stata la classe dirigenziale politica e imprenditoriale in questi posti. Nel senso, i prestiti che fa la Germania o la banca, la BCE, vanno poi ripagati con qualcosa, sicuramente nel caso della Grecia vorranno delle isole o qualcosa del genere. Non penso che il popolo comunista e comunque antagonista della Grecia sia disposto a cedere neanche un centimetro della terra nazionale, però comunque per arrivare a questo passaggio bisogna prima affamare il popolo, cioè mancanza di lavoro. Per esempio in Italia manca il lavoro, non c'è il lavoro, non si può più parlare così, è una parola che non si sa più. Se vuoi fare i soldi mettiti in politica. Qualsiasi schieramento, destra o sinistra è uguale, ormai la divisione è orizzontale, i soldi li vanno a cercare sempre comunque su chi lavora, con le multe, con le tasse, con tutto quanto. Loro non se ne vanno manco un centesimo, questa è la situazione che si crea in Europa. Ovviamente poi arriveranno dei disperati che lavoreranno a 20 euro, 30 euro al giorno, per cui quei posti di lavoro verranno dati a queste persone, liberalizzazione del mercato e qualcosa del genere. Per quanto riguarda il nord mi sembra che funziona un po' meglio la cosa, nel senso, per esempio la Germania, cioè un giovane studia in Italia, spende in Italia, costa all'Italia un giovane che studia, dopodiché non trova lavoro e va in Germania, per esempio. In Germania, diciamo, lui mette a disposizione dello Stato tedesco, delle imprese, delle ditte, tutto il suo studiare, tutta la sua esperienza, per cui loro hanno risparmiato dei soldi e noi ce l'abbiamo rimessi. Però il lavoro si trova là, se ti capita di prendere un aereo c'è sempre una, due, tre persone che stanno andando verso nord a cercare lavoro. Matematicamente il capitalismo cade su se stesso perché comunque porta la gente a consumare, però la gente non ha più soldi, per cui c'è un conflitto. No, le guerre militari hanno preso un risvolto differente rispetto a prima, nel senso che la prima guerra che fanno è quella economica. Poi dopo c'è la guerra militare, per esempio se le risorse stanno in Ucraina, facciamo un esempio, e l'Ucraina, diciamo, è gemellata con la Russia, comunque è più vicina alla Russia, si finanziano le destre dell'Ucraina per creare una situazione di rivolgimento della democrazia, cioè interruzione della democrazia. Questo succede in Ucraina, succede in Siria, succede laddove ci sono delle risorse, succede in Venezuela. La punta dell'iceberg in questo momento è il Venezuela, che ci sono delle intercettazioni telefoniche in cui si parla di soldi per finanziare la guerriglia urbana che chiede le dimissioni del presidente eletto dal popolo. Nel senso che diciamo, le vecchie dittature cercano di riaffacciarsi in qualche modo, visto che adesso invece in Sud America, Centro America e Caraibi c'è un vento diverso. Il nuovo sistema di fare guerra è quello di finanziare la destra estrema per far sovvertire gli ordini. Può succedere dappertutto, già ci hanno provato in Ecuador, ci stanno provando in Venezuela. Ovviamente dietro le mani tese dei fascisti ci stanno le mani tese di quelli che chiedono l'elemosina, perché loro creano, sono fabbriche di poveri sono. Noi invece diciamo il pugno, noi siamo una cosa compatta come il popolo, un pugno tutti insieme, pure duro. I risultati ci stanno, noi abbiamo avuto la possibilità di andare in Venezuela e abbiamo fatto qualche anno fa abbiamo fatto un concerto, siamo stati per esempio nel Ministero dello Sport e dell'Educazione, abbiamo visto molti giovani al lavoro, cosa che qua il lavoro per giovani non esiste. Abbiamo visto che lo Stato costruisce case vicine ai posti di lavoro, scuole vicine ai posti di lavoro. Questo è il nostro concetto di ricchezza, è questo, la casa, il lavoro, è vedere i figli che crescono e poi i nipoti. Questo è il nostro concetto, non abbiamo un concetto di accumulazione di denaro. C'è un concetto diverso. In Ecuador ci hanno provato lo stesso a fare il colpo di Stato con Rafael Correa, è stato respinto dalla gente che è scesa come un sol pugno, come dicevo prima, è scesa per le strade e ha fermato questo piano di rivoltare la democrazia, di interrompere la democrazia, no?
nel senso, se il potere viene assunto dalle forze che hanno una direzione socialista, la destra di solito cerca in qualsiasi modo, probabilmente il modo terrorista è quello che gli riesce meglio. Guardate Allende, adesso in maniera differente, gli Stati Uniti hanno finanziato dei soldi per rovesciare il governo del Venezuela, questo va denunciato da tutti, va denunciato anche il lavoro dei serbi, per esempio della CNN, che stanno fornendo delle indicazioni sbagliate, false, e non parlano invece di altre cose, non parlano di conquiste, non parlano di ospedali costruiti, non parlano di scuole costruite. Il lavoro di base è stato la spinta più forte. Ci sono stati delle grandi persone come Chavez, che hanno dato un impulso, un lavoro più pluriventennale per questa causa, però le spinte sono venute soprattutto dal popolo. Per esempio in Ecuador c'è la rete degli amici della rivoluzione ciudadana, che è un organismo di base sociale, hanno delle possibilità di potere anche loro, suggerimento. Rafael Correa ogni sabato parla con il popolo, in varie parti c'è il popolo che gli fa domande e lui risponde, c'è un contatto tra la base e il primo cittadino eletto dal popolo. È un po' l'ottica del socialismo del secolo XXI, nel senso che la gente che ci ha avuto fame, più fame di quella che abbiamo noi adesso, ma non per qualche giorno, per 30 anni, per 40 anni, 50 anni, sono stati come siamo adesso noi, si sono messi insieme e hanno cambiato questo, hanno prodotto questo cambiamento. Nell'ultimo viaggio, per esempio, in Ecuador, dove siamo andati a suonare per la Gioventù Comunista Mondiale, un festival, a me è capitato di fermarmi qualche giorno di più e di entrare in un ospedale dove ci stanno dei giovani che hanno studiato, stanno lavorando. Non voglio sempre fare la differenza da qua, ma non hanno un contratto a termine. Loro stanno lavorando su un progetto molto all'avanguardia. È un progetto sui discapacitados. In Ecuador ci sono 290.000 discapacitados. Loro hanno raggiunto 247.000, i quali hanno fornito quello che gli serviva, protesi, carrozzella, qualsiasi cosa. E in più danno alle persone o di famiglia o alle persone che ci lavorano, che accompagnano queste persone, danno uno stipendio di $240, che non so tanti, non so manco pochi. Adesso c'è stato un piano nazionale per informare tutti quanti, raggiungere tutti quanti a livello nazionale, anche gli altri 43.000 che non hanno raggiunto, che qualcuno magari è morto, qualcuno è emigrato, non si sa. Comunque vogliono raggiungere tutti quanti e dirgli c'è, lo Stato mette a servizio di tutti quanti la possibilità di avere una protesi fatta dai dottori che avanzate nel tempo. Queste protesi hanno un microchip, tu puoi essere raggiunto in qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento, nel senso, c'hai un problema, loro sanno già dove stai. Questo è un programma all'avanguardia, però fatto con l'ottica di mettere a disposizione delle persone quelli che sono gli introiti dello Stato, non dividerli. Cioè, in tutti questi paesi, Bolivia, Ecuador e soprattutto Venezuela, c'è una grossa lotta contro la corruzione. Questo casino che sta succedendo adesso, secondo me, è stato spinto dal fatto che Chavez, che Maduro, il presidente Maduro, ha fatto una propaganda per una lotta per la pacificazione interna. In questi posti ci sono molte armi, non ci può essere convivenza pacifica dove ci sono molte armi e dove c'è gente che si fa giustizia da sola, senza contare che vai a toccare l'aviazione venezuelana, ha già buttato giù qualche aereo dei narcotrafficanti, che sono un po' il vero pericolo, il vero club che sta contro sono Stati Uniti, narcotrafficanti e oligarchia, comunque grandi proprietari terrieri. Questo è il nemico del secolo XXI. Comunque, ritornando al piano discapacitados, vedi dei giovani che riescono a lavorare concretamente su un progetto, a mettere le loro idee dentro un progetto e migliorarlo, ottimizzarlo giorno dopo giorno, con l'aiuto dell'esercito, con l'aiuto delle strutture ospedaliere. In Ecuador stanno costruendo ospedali, qui li stanno chiudendo. In Ecuador stanno costruendo scuole pubbliche, la salute è pubblica, non si paga. Questa è la traiettoria, cioè questa è la ricchezza intesa in quel posto, nel senso, ricchezza per tutti.
Per assurdo, questo è il momento in cui l'organizzazione di sinistra, o comunque che vogliono che i lavoratori siano protagonisti della società, per assurdo questo sarebbe il momento migliore, perché lo Stato capitalista sta dimostrando il proprio fallimento, però continua a spremere, a tirare sangue fuori dalle vene del popolo. Ovviamente quello che c'è stato fino ad oggi non solo non va bene, ma va molto male. C'è bisogno di creare un nuovo soggetto politico, un nuovo soggetto politico possibilmente non compromesso col vecchio modo di fare politica, e comunque era sempre l'amico dell'amico, sia a destra che a sinistra. Non dico tutti quanti, però diciamo maggioranza come cultura politicamente in Italia, se sei amico del politico, c'hai un posto di lavoro, c'hai chi sta nelle periferie, nelle borgate, non c'è niente, neanche da mangiare. Questo è un po' quello che penso io, c'è bisogno di un nuovo soggetto politico che sia un po' allargato. L'ultima esperienza che io posso elencare come soggetto politico che c'è stato dal dopoguerra fino ad oggi, l'unica vera, è stato un po' il Comitato di Liberazione Nazionale. Quella era la fase del combattimento contro il nazifascismo, che oggi per esempio in Venezuela c'hanno lo stesso problema, c'è un'invasione anche dei mercenari colombiani. Noi avevamo i tedeschi che avevano invaso la nostra nazione, una grossa fetta di popolazione, comunisti, cattolici, si sono schierati a favore. Poi dopo c'è stato uno stop, perché comunque in questa nazione c'erano ancora gli inglesi, c'erano ancora gli americani. Guarda per esempio in Venezuela, in Ecuador, le basi americane sono andate subito via. Nessuna ingerenza da parte degli stranieri, nel senso padroni a casa propria. Un nuovo soggetto politico, c'è bisogno di questo. Quando è venuto il presidente Nicolás Maduro a Roma, c'è stato un incontro, c'è stata data la possibilità di entrare a sentire il presidente. Quando siamo arrivati là, in effetti i nomi erano troppi e per problemi di sala piccola e chiusa, noi siamo rimasti fuori. Io ero partito con un altro operaio, erano partiti, avevano preso gli autobus perché il centro, abbiamo fatto una lunga camminata, siamo arrivati davanti a questo posto, questa via era completamente piena, no? E praticamente alla fine ci hanno detto no, i nomi vostri purtroppo non potete entrare voi. Allora noi siamo rimasti così un pochetto, e poi vabbè, quando è arrivato il compagno Maduro, che comunque è un lavoratore, è presidente del Venezuela ma è stato un lavoratore nella vita, quando è arrivato il compagno Maduro c'era talmente tanta gente che non l'abbiamo neanche visto praticamente, no? Allora quando siamo andati via il mio amico Pasquale mi ha detto oh, ammazza, io sono riuscito a vedere un baffo, un pezzo di fascia. Ho fatto no, io ho visto, dico, abbiamo fatto tutta sta strada per niente. Dico no, non abbiamo fatto tutta sta strada per niente, perché abbiamo visto come saluta il presidente del Venezuela. Il discorso, mi rifaccio al discorso delle mani tese, che quelle che stanno per aria portano indietro, però portano altre mani tese, che sono quelle che chiedono l'elemosina. Invece il presidente Maduro ha fatto il pugno, infatti ho visto solo il pugno e un pezzo di camicia rossa. Ma il buon vivere c'è una traiettoria che semplificata dovrebbe essere buon vivere paradolos, opportunità paradolos, questo è il buon vivere un po', per cui anche le comunità andine, diciamo che comunque stiamo parlando di posti dove la fame è stata presente per tantissimo tempo, risolvere questi problemi non è molto facile, i commercianti si schierano subito per un ritorno a quello che c'era prima, perché il commerciante specula, non gli interessa del popolo, il commerciante gli interessa di se stesso, per cui nasconde i prodotti, porta il popolo a non avere niente. Se il giorno dopo cambia il governo lo tirano fuori tutto quanto e te lo vendono al prezzo di uno loro. C'era una signora che mi diceva, quando sono andato in Nicaragua a costruire la scuola per i bambini, mi diceva questa signora, dice, prima era così. Arrivavano i contadini con i prodotti che valevano, non so, 10 cordobas, capito? Il commerciante diceva dammi la 5 cordobas, e lui diceva non te posso da 5 cordobas, non ci rientro neanche del viaggio che ho fatto per portarteli qua. Dice ok, va bene, non li compro. Lui non poteva tornare senza soldi, per cui alla fine se vendeva banane avrebbe buttato le banane e lei non le avrebbe comprate e il contadino avrebbe fatto la fame, perché il contadino si doveva piegare al prezzo che diceva il padrone. Oggi sta cambiando qualcosa. Yeah.
Quelle?